Vorresti tanto vedere l'Alaska, ma non puoi perché il tuo capo non ti dà giorni di ferie. YOLO! Sei annoiato e frustrato dal tuo lavoro in ufficio e vorresti mollare tutto e aprire un ciringhito in Brasile e vivere tutto il giorno con le Havaiana sei piedi, ma non puoi perché, cioè, è un'utopia, no? YOLO! E cosa mi dici di quel libro? Quello che vorresti scrivere da tipo sempre, c'è quell'idea lì che tipo ti martella nel cervello, ma... cioè, non puoi scriverlo perché in fondo non sei uno scrittore, poi non te lo prenderebbero mai le case editrici, poi il marketing, poi le... YOLO cazzo, YOLO! Vorresti tantissimo iscriverti al mio canale YouTube, ma non puoi perché c'è l'indice che ti pesa un sacco e non riesci a fare click sul mouse. YOLO cazzo, iscriviti! Ciao ragazzi, sono Fraki. Fraki? Ho letto un articolo del New York Times, che vi lascio linkato in descrizione, secondo cui sta emergendo sempre più forte, soprattutto tra i giovani, questo movimento che si chiama YOLO oppure YOLO Economy. Ma che cos'è? In cosa consiste? E soprattutto, tu ne fai parte? Perché sì, potresti farne parte senza saperlo. YOLO, che ci crediate o no, è un acronimo lanciato da Drake nel 2012 in una canzone e poi è stato adottato da varie persone nel mondo che condividevano fondamentalmente i valori di fondo di questo concetto, di questo acronimo. È stata però la pandemia, quindi questi ultimi 2 anni di Covid, a velocizzare enormemente il processo per cui molte, sempre più persone hanno adottato questo concetto di YOLO, l'hanno fatto proprio e hanno iniziato un po' a vivere secondo questa filosofia. E c'è un valido motivo, ma andiamo per gradi. YOLO sta per You Only Live Once, quindi si vive una volta sola. Il concetto è piuttosto chiaro, semplice, banale e diretto, cioè si vive una volta sola, quindi vivi, usa la tua vita, rischia e fai quello che ti piace. Rewind! 2 anni fa, quindi prima della pandemia, eravamo tutti lì accettabilmente in equilibrio nel nostro tran tran. Quindi ci alzavamo la mattina, facevamo la pipì, ci lavavamo i denti, facevamo colazione, no, in realtà al contrario, ci facevamo prima colazione, poi ci lavavamo i denti e andavamo a lavoro tutto il giorno, uscivamo, magari andavamo a fare aperitivo con gli amici, tornavamo a casa, dormivamo e ricominciavamo il giorno dopo. E poi, tac, è arrivata questa simpatica pandemia che ci ha costretto a stravolgere le nostre vite, no? E c'è chi le ha dovute stravolgere tanto perché magari ha visto persone molto care morire o ha perso il lavoro. C'è chi invece è stato più fortunato e il lavoro l'ha mantenuto, ma si è ritrovato comunque chiuso in casa a lavorare dal tavolo della propria cucina. Lo stesso tavolo tra l'altro su cui mangiava a pranzo e a cena e lo stesso tavolo su cui poggiava il PC per guardarsi un film la sera o per fare l'ennesima gelida video chat per mantenere una parvenza di vita sociale. E in questo modo tutti, chi più chi meno, siamo stati obbligati a rivedere le nostre priorità, perché alla fine che cacchio fai chiuso in casa tutto il giorno? Pensi e ripensi e ripensi. E dai, quella domanda alla fine mica la puoi ignorare per sempre, cioè sono felice? Sto vivendo la vita che vorrei vivere. Se morissi domani, sarei soddisfatto della vita che ho vissuto? La generazione YOLO sono io, sei forse anche tu e siamo in generale noi, fondamentalmente persone sotto i 40 anni, indicativamente, che prima vivevano nell'illusione di quello che ci avevano raccontato, quindi studia un sacco, fatti il culo, trovati un lavoro, fatti la gavetta, lavora per un numero indefinito di anni, un po' sottopagato, sotto un capo che magari neanche ti capisce, perché un giorno, seguendo queste regoline, arriverai a trovare la tua felicità. E ecco, secondo me la pandemia ci ha semplicemente fatto un po' svegliare da questa illusione, cioè ci ha dato un bel coppetto sulla testa e ci ha detto: ehi fratello, YOLO, te ne frega davvero qualcosa di essere felice fra 10 anni se non sei felice oggi? E per quelli di noi che sono stati fortunati durante la pandemia, in realtà il Covid ha portato anche cose belle. Per esempio un conto in banca più alto perché avevamo ancora un lavoro ma non avevamo modo di spendere soldi perché non potevamo uscire, non potevamo viaggiare, non potevamo fare niente. E secondo me questi 2 anni di vita in stand-by dettati dalla pandemia hanno fatto capire a tante persone, me compresa, che vivevamo in stand-by anche prima in realtà, senza nemmeno saperlo, perché stavamo lì a seguire le regole aspettando quell'occasione che ci avrebbe fatto realizzare i nostri sogni, perché pensavamo in qualche modo di meritarcela semplicemente perché stavamo seguendo le regole, stavamo facendo quello che ci avevano detto di fare. E secondo me il Covid ci ha fatto capire che le occasioni non si meritano,
si cercano attivamente. E quindi ora che la bolla è scoppiata, secondo me siamo tutti un pochino più predisposti al rischio. Abbiamo voglia di vivere quella vita che non abbiamo vissuto nei 2 anni di Covid, e forse in alcuni casi anche prima, e cominciare a lottare un po' di più per i nostri sogni, o quantomeno non siamo più disposti a compromettere il nostro benessere in favore di una stabilità che poi il Covid ci ha fatto capire non essere neanche così stabile, perché abbiamo visto persone intorno a noi perdere il lavoro e quel famoso posto fisso, puff, scoppiato. Per darvi un attimino una percezione del fenomeno, c'è una ricerca di Microsoft condotta su 30.000 lavoratori in 31 paesi del mondo, secondo la quale il 40% dei lavoratori nel 2021 sta pensando di cambiare il proprio lavoro. Quindi rega, YOLO! Osiamo un pochettino di più e rischiamo un pochettino di più e cerchiamo di andarci a prendere quella felicità e realizzare quelle cose che abbiamo in testa da così tanto tempo. E magari siamo anche quel gruzzoletto extra che ci siamo messi da parte durante la pandemia per investirlo in qualcosa che è un nostro progetto. Che sia andare in vacanza in un posto che non abbiamo mai visto e che vogliamo un sacco vedere, che sia scrivere un libro, che sia aprire un canale YouTube, che sia qualsiasi cosa vi dà entusiasmo. Perché rega, YOLO. A questo punto la domanda mi sorge spontanea: voi vi sentite parte di questa YOLO economy? La sezione commenti è apertissima e pronta a raccogliere le vostre opinioni al riguardo. Ci vediamo al prossimo video, giovedì prossimo alle 18, e siate originali in questo mondo di fotocopie.